Oggi, come vedete, siamo qui insieme a tutte le istituzioni e vogliamo innanzitutto dire che lanciare un messaggio rassicurante. Stiamo lavorando tutti uniti per superare e prevenire ulteriori criticità sia a livello ordinario che nel periodo natalizio. Come sapete, i rifiuti durante il periodo natalizio hanno sempre un picco in aumento. Siamo tutti qui e c'è già una cabina di regia tecnica in corso che sta lavorando sulla gestione di questo, di quello che sarà il ciclo dei rifiuti che fino ad oggi venivano portati qui al salario. È importante anche riferire che al momento ARPA ha comunicato che i livelli sono tutti all'interno dei valori ordinari. E quello che ci sentiamo di dire è di continuare a fare un appello a tutte le città del Lazio e anche alle altre regioni per supportare AMA in questo momento e per tutto il tempo che sarà necessario, chiaramente per evitare criticità ai cittadini romani. E i cittadini che abitano qua che cosa fate? Come li rassicurate? Direi che in questo momento quello che stiamo facendo è proprio gestire l'ordinario e evitare criticità nel periodo natalizio. Come sapete, ARPA e ASL hanno già diramato una serie di raccomandazioni e noi siamo qui proprio per dire che tutte le istituzioni stanno lavorando per facilitare una soluzione che arriverà, insomma, nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda Che cosa stavamo facendo? Come è stato anticipato, sono stati fatti sia dei lavori di risistemazione della vasca, bonifica, sanificazione, e in più stavano montando tutta una serie di porte, portelloni, tenuta a stagna, insomma comunque stavano risistemando l'impianto, c'erano questi lavori in corso. Infine, come sapete, questo mi sento di dirlo, l'impegno che avevo preso con i cittadini e che ho preso con i cittadini durante la campagna elettorale a tutela di Roma e di tutto il territorio di Roma, dei romani e comunque anche degli impianti del Lazio, c'era quello di chiudere questo impianto entro la fine del mio mandato e possibilmente anche prima. Quindi questo impegno c'era, c'è sempre stato e lo confermiamo. Però oggi direi che più di quello che vi abbiamo detto non si può dire, proprio perché c'è una cabina di regia tecnica in corso. Come sapete, attualmente lo stato dell'impianto è comunque non è... non posso dirvi com'è che l'incendio, che impatto ha avuto, c'è la magistratura in corso. Quello che ci premeva dire oggi, soprattutto ai cittadini romani, veramente è un messaggio di rassicurazione, perché comunque siamo tutti qui per risolvere nel minor tempo possibile qualunque tipo di criticità derivante dall'incendio, sia nella gestione ordinaria, ripeto, che in una gestione straordinaria quale è quella delle feste natalizie. Questo credo